Buonasera, siamo nella redazione del Piccolo e siamo in collegamento con altre persone che adesso andrò a presentare, che sono sparse un po' per la città e che rappresentano dei punti di vista importanti per quanto riguarda la crisi Covid e naturalmente altri aspetti di rilievo della nostra vita sociale e economica. È la seconda puntata di un ciclo che abbiamo denominato Dopo la tempesta. Dopo la tempesta, naturalmente, è riferito appunto all'epidemia, alla pandemia, che speriamo sia in qualche misura sulla via della risoluzione. E quindi noi con il Dopo la tempesta cerchiamo di capire quali possono essere le nostre prospettive, cosa bisogna fare. Quali sono le possibilità che ci si aprono, come poter reagire a questa situazione molto pesante. L'altra volta abbiamo avuto come ospiti Andreina Contessa del Parco e del Museo di Miramare, Andrea Illi di Illi Caffè, Stefano Ruffo Sissa e Stefano Fantoni di Esof. Questo appuntamento è co-organizzato con Esof che doveva tenersi in luglio e che è stato un po' posticipato in settembre. Ma la volontà proprio di questo appuntamento è cercare di tenere caldo l'argomento scientifico che porterà Trieste a diventare una capitale europea della scienza e un osservatorio particolarmente indicato per capire poi quali saranno una serie di ricadute per la nostra vita, non solo scientifica, chiaramente. Oggi abbiamo come ospiti Barbara Franchin, che è fondatrice e anima di ITS, cioè International Talent Support, è un appuntamento che da 19 anni porta a Trieste, da tutto il mondo, giovani designer, stilisti, talenti emergenti della moda globale. Abbiamo il rettore dell'Università di Trieste, Roberto Di Lenarda, abbiamo Zeno D'Agostino, che è presidente di autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, per noi è l'autorità portuale di Trieste, e abbiamo come rappresentante di ESOF in questo caso un matematico, uno scienziato della SISSA, che si chiama Gianluigi Rozza e che è qui nel ruolo di membro del gruppo tesi di ESOF 2020, appunto per i rapporti della scienza e la policy. Ecco, ricominciamo a stimolare la discussione. Enrico. No, noi siamo naturalmente Alberto Bollis ed Enrico Grazioli, vice direttore e direttore del Piccolo. Io butto lì una sollecitazione molto generale. Noi stiamo vivendo settimane, giorni, mesi di chiusura, di invito a stare dentro le norme, di rispettare le regole, le precauzioni, di non muoversi se non in casi eccezionali. Per ragioni diverse, voi siete tutti rappresentanti, esponenti di realtà che a Trieste testimoniano invece l'apertura verso il resto del mondo e l'idea di questa città come possibile punto d'incontro di esperienze diverse, di anche, come dire, ragioni economiche, affari, come si dice brutalmente, oppure momenti di incontro da cui possono nascere esperienze, occasioni, forme di sviluppo diverse. No, siamo qui a fare filosofia naturalmente, ma volevo un'impressione prima di tutto da parte vostra. Questo rinchiuderci in qualche modo per proteggerci, che cosa ci lascerà e in qualche modo come cambierà anche le vostre esperienze singole, ognuno nella sua realtà di lavoro, di studio, di ricerca diverse. Cioè, come e in che modo ci riapriremo, come sempre è stato nella storia di Trieste, verso il resto del mondo dopo un'esperienza come questa. Chi facciamo parlare? Barbara.
No. Beh, ritengo che il coronavirus, diciamo, definirà un suo ante e un suo post, no? Un po' come avanti Cristo e dopo Cristo. Diciamo che le atmosfere antecedenti alla crisi sicuramente appariranno un po' estranee a ciò che sta avvenendo ora. Ne modificherà anche il lessico, no? Per cui l'accezione, non so, virale, influencer, no? Perderà sicuramente quella accezione di carica positiva. Diciamo che al di là del lavoro, della tecnologia che stiamo mettendo in atto, sicuramente ci siamo resi conto che la natura ha un'ingegneria che va ben oltre alle nostre capacità tecnologiche. Stiamo parlando di guerra, con termini di guerra, ma diciamo, i soldati sono tutti quei coraggiosi che stanno lavorando in prima linea negli ospedali e in tutte le strutture che sono al contatto con il pubblico. Quello di cui dobbiamo renderci conto è che questa costrizione che stiamo vivendo ora, in realtà, anche se sembra una follia quello che sto per dire, è la parte più semplice. La parte più difficile è quello che ci aspetta dopo, fuori, senza sapere bene come andrà, cosa dovremo fare. L'inverno del mondo sta veramente dopo, fuori. Io posso dire quello che stiamo cercando di fare noi. Noi non abbiamo mollato un secondo, siamo andati avanti con il nostro programma e con i nostri protocolli. Parlo a proposito di protocolli perché una delle grandi problematiche, delle grandi assenze di questa crisi sanitaria e poi ora sociale ed economica, è proprio la mancanza di protocolli, e se c'erano non sono stati usati. Noi siamo andati avanti con i nostri protocolli, ci siamo riorganizzati, la tecnologia ci ha aiutato, il senso di coesione, il gruppo, il team abituato a risolvere problemi sempre, aver vissuto difficoltà prima ci ha aiutato, ci sta preparato sicuramente all'oggi. E noi ci prepareremo anche per tradurre e trasformare l'evento, considerando che le modalità che conoscevamo prima del coronavirus non saranno più attuabili. La grande proprio scommessa è riuscire a trovare dei format giusti che raccontino, questo vale per tutto il mondo degli eventi, che è enorme. Vale per tutta la parte culturale, i musei, e tutti stiamo lavorando per capire quali saranno i format più giusti. La cosa che mi preoccupa di più di tutta questa crisi è l'aspetto, al di là dell'aspetto sanitario, aspettiamo che tutti gli scienziati che stanno lavorando sulle medicine, sulle cure e sui vaccini giungano il prima possibile a delle soluzioni. Quello che mi preoccupa enormemente sarà tutto l'aspetto economico-sociale che ne conseguirà e di cui stiamo appena sentendo e capendo la forza, l'enormità della forza dei problemi che ne verranno. Per cui questo è l'aspetto che sinceramente mi preoccupa più di tutto. Grazie Paolo. Roberto, vuoi fare tu un... Ok, allora, grazie, bella l'occasione, bella l'opportunità. Mi verrebbe da dire, per rispondere a quanto diceva il direttore, che cosa rimarrà e come vivremo in futuro. Credo, e penso sia importante sottolinearlo, che dipenderà molto da come andrà a finire, perché oggi noi non abbiamo la certezza di sapere che, come qualcuno spera, sia tutto finito.
Io sono preoccupato di alcuni atteggiamenti che stanno serpeggiando nella popolazione. Sta umanamente in modo comprensibile, però dal punto di vista epidemiologico in modo preoccupante sta passando il concetto, temo, che ormai il peggio è passato. Io di questo sono convinto, però dipende da come ci comporteremo tutti noi. Noi siamo davanti a uno scenario, che è lo scenario a cui tutti noi lavoriamo e che ci vedrà, tra virgolette, a dover gestire solo le conseguenze economiche e sociali, comunque drammatiche, a uno scenario in cui rischiamo di dover gestire anche una recrudescenza del virus che sarebbe ancora più difficile da gestire, perché partiamo già devastati da questi 2 mesi o 3 mesi e diventerebbe ancora più difficilmente controllabile. Io comunque sono sicuramente ottimista. Fra le cose che ci lascerà, una credo e spero in modo indelebile, anche se non spero di non sbagliarmi, e cioè che finalmente si supera quella deriva che negli ultimi anni ci aveva pervaso dell'antiscientificità, dell'idea che non è importante sapere, non è importante studiare, non è importante provare, ma basta parlare per avere titolo ad essere ascoltati. Questo era una qualcosa di devastante per la nostra società che ha portato dei danni incredibili. E lo vediamo paradossalmente, se ci pensiamo, questo, anche in questi momenti, quando vediamo che tanti parlano, anche gli esperti o i pseudoesperti. Ecco, dovremmo capire che finalmente è troppo importante che l'esperienza e le scelte vengano fatte sulla base di dati scientifici, sapendo che la scienza è fallibile, sapendo che molte cose non le sappiamo. E questo è chiarissimo in questi giorni, sapendo che stiamo andando avanti un po' anche a tentoni, perché già il fatto che noi non sappiamo se un paziente che ha avuto la malattia è o meno protetto dal riammalarsi è un dato che fino ad oggi era sconosciuto, perché le nostre conoscenze fino ad oggi ci davano questa certezza. Oggi questa certezza noi non ce l'abbiamo. Io vedo quotidianamente l'attività in ospedale, per la mia, è chiaro che in questo momento sono più impegnato nell'ambito universitario, però quotidianamente sono in ospedale, per cui vedo cosa succede, vedo i miei colleghi, vedo tutti quelli che stanno combattendo. Non sono eroi e soprattutto, ed è la cosa più importante, non credono di essere eroi, ma stanno facendo quello che è il loro dovere. Lo fanno con fatica, mettendoci del loro, rischiando per certi versi, a volte anche perché il sistema non sempre in grado di proteggerli, proteggerci nel modo migliore, però è fare il proprio lavoro. E questo è un altro dei segni che rimarranno. Per cui, se posso dire in sintesi, spero che, se voi ricorderete, noi 2 anni fa abbiamo fatto insieme agli studenti di medicina una manifestazione, diciamo, di confronto rispetto ai cosiddetti Novax. Noi eravamo in 20, i Novax erano in 2000. Spero che se questa cosa succederà fra 6 mesi, la numerosità sarà l'opposto. E sarebbe già molto per la nostra società. No, poi casomai adesso non voglio fare Sì, troppo tempo per sperando che ci parlare sia di il quello che sta vaccino. facendo l'università. Sì, appunto. Sì, secondo me vengono percepiti però come eroi. Cioè, è vero che il dovere è quello che poi li muove, ma diciamo che in certe circostanze la percezione che può essere presa da fuori è che questi facciano un qualche cosa di più e che rischino anche molto del loro. Per cui capisco bene che tu lo interpreti come una questione di dovere, capisco anche che Barbara che parlava di eroismo, e forse perché fare il dovere qualche volta è eroismo, Assolutamente. vero? Ecco. Allora parliamo di scienza, andiamo da Gianluigi Rozza, che pur non essendo uno scienziato dedicato alla ricerca sulla biologia, dimmi se sbaglio, però è inserito in una struttura come CISSA che invece quella ricerca la fa, vero? Allora, sì, infatti, innanzitutto buonasera a tutte e a tutti e grazie anche per questa opportunità e questo invito. Per cercare anche di agganciarmi appunto a quanto è stato detto in precedenza sia dalla dottoressa Franchin sia dal professor Di Lenarda, penso che tutti abbiamo sottovalutato all'inizio quale poteva essere la reale portata di questa crisi planetaria.
e pertanto abbiamo cercato fino all'ultimo di attaccarci alle nostre piccole certezze, alle nostre abitudini, cercando di cambiarle senza la coscienza di doverle stravolgere. E ci siamo trovati quindi anche non in settori strategici, perché io ad esempio non sono un medico, non sono esposto in prima linea per questa cosa e non appartengo neanche al mondo industriale della produzione che ha dovuto fermare impianti eccetera, ci siamo trovati a dover far fronte a un'emergenza di ricostruire tutto a livello virtuale quasi da un giorno con l'altro. Va molto di moda parlare di gemello digitale, di digital twin adesso nella industria 4.0. Io credo che la prima cosa che si è cercata di fare era di mettere in piedi un centro di ricerca, un ateneo gemello digitale, dove si potessero continuare le attività quotidiane, l'insegnamento, gli esami, le lauree. E questo è quello che ha fatto ovviamente non solo la SISSA, anche l'Università di Trieste, anzi l'abbiamo fatto anche spesso insieme. Io stesso insegno alcuni corsi all'Università di Trieste, faccio esami a studenti dell'Università di Trieste. Questa cosa ovviamente ci ha messo di fronte a una responsabilità sociale, cioè quella di non interrompere le attività di formazione e di proseguire i percorsi formativi degli studenti, addirittura spesso avvicinandoci di più a loro e alle loro famiglie che vivevano spesso con ansia, con angoscia questo momento. Quindi c'è anche una funzione pedagogica in quello che è stato fatto che forse non va trascurata. Però poi abbiamo dovuto anche cercare di rimettere in piedi un apparato virtuale anche da un punto di vista amministrativo. E fino lì è tutto possibile. Com'è possibile utilizzare un supercalcolatore a distanza? Io faccio attività di calcolo scientifico e con il mio gruppo siamo riusciti a non interrompere le attività di modellistica, simulazione. Però mi rendo conto che questa crisi planetaria è avvenuta in un momento di transizione a livello tecnologico, per cui noi siamo riusciti a continuare la nostra attività, ma l'industria non è stata in grado di continuare la produzione grazie a dei robot così intelligenti che avrebbero potuto mandare avanti le cose da soli ed essere monitorati a distanza. Quindi da una parte probabilmente questa crisi accelererà anche delle trasformazioni digitali importanti per fare in modo che quello che abbiamo fatto nell'ambito della formazione e della ricerca in ambito teorico e in ambito diciamo virtuale, calcolo scientifico eccetera, possa toccare gli ambiti della ricerca sperimentale che è stata interrotta. La SISSA stessa ha avuto l'interruzione di tutta l'attività di ricerca nell'area delle neuroscienze, nei laboratori di neuroscienze, neurobiologia, eccetera, e quindi questo sicuramente ha portato a un impatto anche sulle nostre attività. E mi piace pensare, anche se anch'io ho una visione che è leggermente pessimista, quindi molto vicina al sentimento del professor Di Lenarda, io vorrei sperare che ne usciremo più forti e più sicuri, perché saremo in grado in poco tempo di rimettere insieme delle infrastrutture per continuare a lavorare in maniera quotidiana e quindi renderci sicuri e anche se, essere anche in grado di reagire meglio a delle crisi. In futuro probabilmente quando ci sarà un'allerta della protezione civile non ci penseremo due volte a interrompere la scuola per due o tre giorni e andare su delle piattaforme digitali. Adesso sembrava una cosa impossibile, quindi io spero che venga meno la pigrizia del dover ripetere le cose per come le abbiamo sempre fatte, ma si guarderà meglio a innovare, a cambiare le nostre abitudini e quindi magari anche a rivedere i concetti di sostenibilità. Poi ovviamente il tutto deve essere ben equilibrato, è impossibile continuare all'infinito un'attività virtuale. E io penso che tutti voi alla sera uscite molto stanchi dalla vostra agenda, dalla vostra attività quotidiana e probabilmente più stanchi di prima, pur non viaggiando più. Siamo fermi a chilometro zero, eppure io sono molto più stanco di prima. E questa cosa sicuramente è perché abbiamo un impatto sulle nostre energie, anche a livello psicologico, eccetera, che è molto forte e che andrà sicuramente capito, studiato. Probabilmente col tempo capiremo quello che sta avvenendo anche in noi e circa l'utilizzo di queste nuove tecnologie. Siamo però molto lontani, secondo me, dall'avere in mano la situazione
e dal poter dire che possiamo trasformare il nostro stile di vita per affrontare questo tipo di emergenza. Umilmente la scienza comunque non era pronta e non è un mistero, perché di fatto né una cura farmacologica né un vaccino sono disponibili, ma allo stesso tempo anche le trasformazioni digitali in corso non hanno permesso di non interrompere determinati processi di produzione di servizi. Quindi io penso che spero che aumenterà e spero che accelereremo in queste trasformazioni per rispondere meglio a queste crisi. Grazie, Gianluigi, perché è una grande ammissione, è una prova di onestà intellettuale straordinaria. Mi viene da pensare al porto, adesso risposto più avanti i confini, penso al porto come luogo negli ultimi anni e in 300 anni, per carità di Dio, simbolo dell'internazionalità di Trieste, di tutte le sue capacità di crescita e sviluppo, riattivate e rivivacizzate negli ultimi anni in particolare, e che all'improvviso si è trovato in mezzo a questa situazione. Il porto non ha chiuso, il porto lavora, il porto, anzi, in queste settimane è rimasto comunque come uno dei punti di riferimento saldi di Trieste, però immagino che qualcosa sia cambiato sia nelle strategie e oltre che nella gestione quotidiana, guarda caso, dopo che per mesi e mesi il legame Trieste-Cina era stato al centro di mille ragionamenti, mille progetti, mille sforzi, mille speranze, mille polemiche. Come va, Presidente? Ah, come hai appena detto, il porto ha continuato a lavorare, anche se il Presidente era in quarantena a Verona, le tecnologie in qualche modo hanno permesso. Questo è un problema suo, Presidente, se in Verona. Posso garantire che, vabbè, poi ne parleremo. Ma diciamo, la tecnologia ci ha aiutato e probabilmente, insomma, non voglio dire col senno di poi, perché qui un poi non so quando ci sarà, però insomma, qualche settimana è passata. Il 3 di febbraio, sono andato un po' a rivedere in questi giorni, abbiamo fatto la prima riunione in porto per capire quali devono essere i protocolli relativi al coronavirus, il 3 di febbraio. Considera che il 14 di febbraio o il 13 eravamo a una riunione tra porti europei in Belgio, e quando io ho spiegato che da due settimane si lavorava in porto per capire come dovevamo riorganizzare, diciamo, chiamiamola, la filiera portuale per non avere problemi col coronavirus, ho avuto lo stupore del 99% dei partecipanti alla riunione, perché tu immagina a metà febbraio parlare con i belgi, i francesi, i tedeschi, gli inglesi, anche gli spagnoli stessi, che poi insomma hanno vissuto una tragedia che sembra quasi peggiore della nostra, tutti erano sorpresi del fatto che io stavo dicendo a Trieste, ma in generale in Italia, avevamo già il controllo della temperatura negli aeroporti, avevamo tutta una serie di misure che non erano conosciute dalle altre parti. Quindi da una parte è chiaro che stiamo parlando di qualcosa che è arrivato dalla Cina, dall'altra, per quanto riguarda per esempio il porto di Trieste, è stato proprio questo legame con la Cina che ci ha fatto alzare le antenne e le ha fatte alzare ai lavoratori, alla comunità portuale, probabilmente prima rispetto ad altri ambienti che non avevano questo legame con la Cina. Banalmente i portuali non volevano avere a che fare con le persone dell'equipaggio delle navi porta container che tre volte a settimana arrivano in porto passando dalla Cina, e quindi in qualche modo ci si è organizzati. Già dopo qualche settimana era il contrario, erano gli equipaggi delle navi che non volevano avere a che fare con i portuali italiani, vista la situazione che si era creata. Però avevamo già costruito tutta una serie di protocolli, ordinanze, comportamenti standard e soprattutto il famoso tema PPE, che ormai tutti conosciamo, le mascherine famose, famigerate,
ci eravamo già attivati attraverso i cinesi, ma anche attraverso i turchi, attraverso, insomma, una serie di contatti che abbiamo a livello globale per avere, insomma, un buon stock, diciamo, di mascherine in porto, che ci hanno permesso e ci permettono oggi di non avere nessun tipo di problema, almeno fino adesso, quindi tocco tutto, ma dal punto di vista, appunto, di contagi o di casi relativi alle migliaia di persone che tutti i giorni, queste settimane, hanno continuato a lavorare in porto. Quindi diciamo che anche i dati di flusso, li stavo guardando in questo momento, comunque quei settori, per esempio il container, no, che sono quelli più collegati alla globalità del porto di Trieste, a marzo hanno dato, insomma, un dato meno 8%, quindi non sono numeri che ho visto. Ieri avevo un'altra video chat con i porti europei dove si parlava di meno 25, meno 30 tra Hamburgo, Rotterdam, insomma tutti i grandi porti stanno subendo pesanti contraccolpi. Stavo guardando anche aprile, in questo momento guardo fuori dalla finestra, qui c'ho la nave al molo settimo che sta caricando e scaricando tranquillamente, come è successo in tutte queste settimane. Siamo anche adesso a meno 6, meno 7% in termini di container. Quindi, insomma, diciamo, per adesso non è che sono ottimista sui numeri, perché noi abbiamo un bacino di mercato così ampio che abbiamo subito poco il lockdown italiano, non vorrei che subissimo un po' di più il lockdown dell'Europa, che è il nostro vero mercato di riferimento, che è arrivato dopo e che si farà sentire sicuramente dopo dal punto di vista dei flussi. Però tornando ai temi un po' più filosofici che giustamente sono stati toccati prima, ci sono tante questioni in qualche modo opposte in questa situazione. Da una parte accetto totalmente il tema che la natura ci ha dato un segnale forte per far capire chi comanda da queste parti, in generale, quindi nel pianeta, c'è la natura che comanda. Chiunque potesse pensare di essere chissà che cosa ha ricevuto una bella lezione, e spero che sia una lezione che però sia stata in qualche modo somatizzata da tutti noi. Non penso che lo sia, ma spero che almeno la parte intelligente della nostra società lo abbia capito. E dall'altra però questo ci ha portato, come è stato detto, a vedere come, se da una parte la natura comanda, dall'altra la scienza è un elemento fondamentale. Non sono così ottimista che questa lezione sia stata capita, ma siccome la natura è più intelligente di noi, ce lo farà capire magari con qualche lezione successiva. E quindi, se qualcuno non ha capito bene la lezione, torno a dire, bene o male, perché è chiaro che se arriveranno lezioni non saranno esperienze positive, ma sicuramente verrà ripetuta qualche lezione a qualche ripetente che ancora non ha capito come funzionano le cose. C'è da dire però, ecco, sul tema di riapertura di cui tu parlavi prima, cioè eravamo un mondo aperto, adesso ci troviamo un po' chiusi, che comunque ne usciremo dal punto di vista sociale totalmente diversi, insomma, se prima si sprecavano le strette di mano, adesso un abbraccio e una stretta di mano ha un valore totalmente diverso, e penso e spero che anche personalmente non vedrò l'ora di dare una mano e di dare un abbraccio a qualcuno. Quindi non sarà più un gesto inflazionato, le relazioni sociali saranno veramente relazioni sociali che avranno il senso vero. Quindi usciamo da questo punto di vista proprio sociale totalmente, totalmente diversi da come eravamo prima. L'altro aspetto è che dobbiamo, ecco, torno a dire, allora, se c'è stata una lezione, però questa lezione ci deve trasformare in qualche modo. Quindi a prescindere dall'aspetto tecnologico, che chiaramente è diventato lo strumento fondamentale, perché non avevamo altro modo per poter comunicare, e come abbiamo visto la comunicazione oggi è troppo importante, tant'è che arriviamo a fine giornata esausti, perché non siamo abituati a comunicare in un certo modo, e quindi il fisico ne risente, e questa è la questione. Dall'altra parte però io penso che, io l'ho già detto a tanti, io non voglio tornare indietro. Ci sono danni da coronavirus, ma ci sono anche benefici ambientali, di sostenibilità, addirittura, adesso io qui ho poi gli esperti qui davanti, quindi ho visto
articoli che parlano di miglioramento della situazione sanitaria della società e quant'altro, non so se siano veri questi dati, poi magari, ecco, quindi riduzione dei tumori o cose di questo tipo. Ecco, allora, io non voglio personalmente, ecco, vedo già, però ho letto determinate cose, quindi sarebbe carino, no, capire se queste cose sono vere o meno. Se sono vere, ma comunque a prescindere da questi aspetti così importanti, io penso che ci siano tutta una serie di elementi sociali nuovi che sono positivi. Lo smart working, c'è una differenza tra lo smart working di prima e quello di adesso, che adesso l'hanno vissuto i capi, lo smart working. Quindi, in qualche modo, parlo per me, ho avuto modo di capire elementi, ecco, quindi torniamo nella mia quarantena veronese, insomma, avere per casa il mio bambino di 3 anni, la mia bambina di 3 mesi, e conciliare questo con il lavoro non è stato sicuramente semplice, però abbiamo capito, almeno ho capito, che lo smart working ha tutta una serie di elementi di vantaggio, quindi ecco perché dico, non possiamo pensare di tornare indietro, si deve andare avanti, alcuni elementi devono proseguire, lo smart working secondo me è uno di quelli, chiaramente con una, insomma, una serie di modifiche che lo rendono un po' più utile all'aspetto familiare, all'aspetto professionale. Se posso agganciarmi e chiedere al rettore, l'università si è fermata, diciamo così, fisicamente, poi ha continuato a garantire, appunto, attraverso lo smart teaching, non so come si dice, una continuità di lavoro ai suoi iscritti e ai suoi studenti. In realtà, come dire, allo stesso modo si può dire che comunque non è la stessa cosa, che comunque soprattutto in prospettiva di un nuovo anno accademico, di una nuova raccolta di iscritti e di adesioni ai progetti dell'università, il problema si pone. E non per entrare nella polemica politica, ma l'impressione, come è successo da qualche parte, si è rilevato quel che riguarda la scuola, l'educazione per le fasce più giovani di studenti, bambini, ragazzi, che anche forse il mondo universitario sia finito in questo momento un po' dietro nella scala delle attenzioni, chiamiamole così, no? Cioè, per prima le industrie, le riaperture, le cose di tutto il mondo della formazione e dell'istruzione, forse si è parlato un po' meno in queste settimane. Siete tranquilli in vista dei prossimi mesi oppure no? Tra l'altro, scusami, mi inserisco, c'è anche un problema di classe sociale che evidentemente emerge molto, molto, molto forte, perché non tutti hanno le stesse possibilità di accesso a questi strumenti, e quindi è chiaro che una parte pubblica dovrebbe in qualche maniera cercare di sopperire, sapendo che il nostro futuro è nelle mani dei ragazzi, dei giovani, degli studenti, dovrebbero essere veramente messi tutti nelle condizioni di poter adeguarsi a quello che poi tu adesso ci spiegherai sulla gestione appunto delle iscrizioni, delle lezioni, degli esami, di tutto quello che ci sarà da ragionare e da mettere in pratica prossimamente. Il tema è molto complesso, insomma, ci stiamo ragionando, non solo noi, e lo scenario non è semplice, anche se sono d'accordo con Zeno che in realtà le possibilità di sviluppo e di crescita che abbiamo davanti sono significative, dobbiamo essere pronti a coglierle. Faccio solo un cenno rispetto a quanto diceva prima Zeno relativamente alle malattie. Avevo scosso la testa perché probabilmente sulle neoplasie è difficile dirlo, ma è un dato oggettivo che l'incidenza di persone con malattie cardiovascolari, con infarti, che si recano in ospedale si è sostanzialmente dimezzato. Allora, questo vuol dire in parte che la gente aveva paura di andare in pronto soccorso e quindi pagheremo un danno a posteriori perché non sono stati trattati, ma molto probabilmente stanno emergendo dei segni concreti, c'è stato un effetto del cambiamento degli stili di vita.
e questo ha sicuramente, stanno, ripeto, emergendo dei dati epidemiologici forti, questo vuol dire che quello che abbiamo sempre detto, che vivere bene, mangiare bene, non essere troppo sotto stress, è chiaro, con un substrato organico favorente, vuol dire molto, e di questo dobbiamo pensare. Dobbiamo pensare che abbiamo risparmiato qualche migliaio di morti in incidenti stradali, dobbiamo pensare tante cose, dobbiamo pensare che abbiamo, che ogni anno abbiamo diverse decine di migliaia di morti per influenza, per cui adesso non voglio entrare di nuovo nel discorso dei vaccini, ma ricordiamoci. Il problema dell'università è un problema, ovviamente, come tutti i sistemi complessi, in cui ci sono tante persone convinte di dover ragionare con la propria testa, per cui governare un sistema di questo tipo non è banale. Devo dire che tutta l'università, non solo quella di Trieste, ha reagito bene. Noi dopo 2 settimane eravamo col 98% dei corsi online. Tutte le sessioni di laurea sono state completate, tutte le sessioni di esami, ma anche quelle di laurea sono state completate. Il sistema ha accettato alcune variazioni legate alla necessità di dover compensare piccoli ritardi, ma sostanzialmente dal punto di vista amministrativo non c'è stato nessun effetto collaterale. Io sono assolutamente convinto che è stato un momento di grande crescita anche per noi docenti. Oggi, l'ho visto che lo dicono in molti, ma noi abbiamo avuto la netta sensazione che avevamo più docenti a lezione con questa modalità a distanza di quando li avevamo in aula. No. Detto docenti. Scusami? Ha detto docenti, forse erano studenti. No, i studenti c'erano prima, erano molti più studenti. Si presta ad altre considerazioni. Non è un lapsus freudiano. e quindi la partecipazione è stata buona, per cui è andato molto bene. In prospettiva, secondo me, l'università non può essere un'università solo telematica. Esistono università telematiche, ma sono un'altra cosa. Il contatto umano, la crescita personale, la creazione dei rapporti, la condivisione dell'esperienza fisica anche dei ragazzi e coi docenti non è derogabile e non è vicariabile da questi strumenti. Ma questi strumenti possono essere molto utili. E allora mi immagino un domani, il ministro parla di una fase 2/3, poi adesso stanno comparendo anche le frazioni delle fasi, no? Dice che tutto il prossimo semestre dovremo farlo in modalità mista. Non sarà facile, dovremo ragionarci. L'idea mia è che dovremo capire di usare il tempo di presenza fisica per fare le cose veramente che hanno un valore aggiunto. Allora usiamo lo strumento per una parte e usiamo tutto il tempo per fare le cose che possiamo fare veramente solo in presenza. Ci sarà una fase transitoria, però su questo noi dobbiamo lavorare. C'è un problema verissimo di digital divide, come insomma, problematiche di disponibilità di risorse informatiche, ce ne siamo resi conto, ed è ad esempio il motivo per il quale noi non abbiamo deciso di non utilizzare uno strumento che altri atenei stanno usando per gli esami scritti, che presuppone la presenza di 2 device contemporaneamente aperti per uno studente, per evitare che copino. Se a volte è difficile avere un computer e un telefonino per seguire le lezioni, può essere incompatibile con le disponibilità delle persone averne 2. Ecco, anche questa attenzione, secondo me, è un momento su cui fermarci. Ultimo tema, secondo me vero e problematico, e per il quale stiamo cercando di avere il sostegno del governo, è che noi il prossimo anno avremo molte più famiglie che saranno in difficoltà economica per mandare i figli all'università, e questa ha una ricaduta generale, particolarmente per le università come le nostre, che hanno un buon richiamo dall'esterno, da lontano, sia estero che da altre regioni, che ovviamente potrebbero pagare un prezzo maggiore, perché non è solo iscriverle e pagare le tasse, ma è vivere fuori e tutto quello che comporta. Per cui il tema del supporto al diritto dello studio sarà centrale per i prossimi anni, soprattutto in un paese come il nostro, in cui abbiamo la percentuale di laureati più bassa d'Europa, o fra le più basse d'Europa, e non ce lo possiamo permettere. In questo caso a chi tocca per primo darvi una mano? Al fondo di Stato, le istituzioni locali, insieme agli sponsor privati. Però è un tema nazionale, per cui noi, certo, lo scorso anno abbiamo la No Tax Area,
La no tax area ad oggi, faccio solo un esempio banale, si basa sull'ISEE. L'ISEE del 2020 si riferisce ai redditi 2018. Se noi non rompiamo questo meccanismo, certo, abbiamo automaticamente messo fuori dal sistema molte persone. Per cui applicare con intelligenza le regole, e lo faremo, ma anche avere delle risorse, perché non investire oggi su sanità, ovvio, e su formazione lo paghiamo tremendamente per i prossimi decenni. Grazie. Una cosa volevo chiedere io a Barbara, se è possibile, la moda precorre. Io in questi giorni, girandomi per Trieste, venendo qui in redazione, come tutti vedo volti coperti, vedo me stesso col volto coperto, e quando poi abbiamo pensato a te come interlocutore in questo incontro, mi è venuto in mente che negli hits degli anni passati molto spesso si sono visti volti coperti, cappucci, protezioni davanti. Era un qualche cosa che veniva come esigenza anche di sanitaria, non lo so, dico, siete veggenti? E se siete veggenti, e se la moda è veggente, e tu un po' veggente lo sei, che cosa vedi da adesso in poi? Volevo prima dire cosa non sono, cioè dottoressa, giù così. Ok. Sono andata ovviamente a rivedermi, a ristudiarmi tutti i report che di anno in anno scriviamo con parole e con immagini, e il tema del mascheramento, della copertura, della protezione è un tema che ricorre almeno da 15 anni. Questo è proprio stato un discorso che ho fatto anche alla giuria e ho testimoniato proprio tirando fuori le immagini di archivio dal 2004-2005 in poi. Diciamo che appunto da 15 anni ho riscontrato la necessità dei ragazzi di coprirsi il viso, di nascondersi, di proteggersi, ed è una... Guardate, l'altro anno abbiamo ricevuto un progetto che ci ha portato a discutere per un'ora in giuria, che è un tempo ampissimo per un progetto, che era completamente, aveva creato una protezione totale, non era più un vestito, era, noi la chiamavamo la cassa, no, la cassa da morto, no? E veniva asiatico questo progetto. A me aveva creato uno sconvolgimento veramente forte, no? Perché i ragazzi sentono queste cose, consideriamo comunque che nel sud-est asiatico hanno avuto la SARS, no? Che qua noi non abbiamo sentito, mentre loro sì. Oggi, no, guardare queste immagini, anche quest'anno i finalisti, gli iscritti ci hanno portato moltissimi di questi progetti, ci stringe il cuore in maniera ancora più forte, no? Per cui al di là del mascheramento, della protezione della propria identità, diventa sempre più appunto un mezzo di protezione sanitaria. Un po', vi devo dire, pur essendo io in questo ambiente, un po' mi ha fatto un po' dolore, diciamo, vedere il pullulare immediatamente di mascherine di ogni tipo, griffate. Però è questo quello che accadrà, cioè le mascherine sono le nuove sneakers, e lo sarà per un lungo tempo. L'importante però oggi è che le mascherine siano sicure, al di là del disegno e della grafica che porta con sé, ha una funzione che è importante, qui quella di protezione, e questo l'utilizzo della mascherina ce la vedremo portare avanti sicuramente per molto tempo, ci accompagnerà, e sicuramente i ragazzi sono preveggenti, fortemente preveggenti, in maniera sconvolgente sono preveggenti. Posso chiedere una cosa a Gianluigi, anche se sembrerà sciocca magari,
noi siamo bombardati questa settimana, settimane, mesi da numeri. Passiamo ore della nostra giornata a tentare di comparare numeri, spesso non comparabili, magari non esattamente veritieri, i contagiati, i guariti, i morti, le malattie, le terapie intensive e tutto. Allora, tu sei uno studioso di numeri, noi sappiamo tutti benissimo che il numero è tutt'altro che un qualcosa di freddo, di lontano, qualcosa. Però un uso così intensivo e anche un po' ignorante, uso il termine proprio più banale possibile, neppure mediato dalla scienza statistica, che è già un qualcosa, ma solo dalla percezione individuale, immagino che possa averti fatto pensare a qualcosa. Allora, le cose sono due. Uno, se esistono, quali sono i numeri a cui dobbiamo fare attenzione, prestare attenzione, oppure che significato diverso ha il valore di questo tipo di scienza nell'emergenza in cui ci siamo trovati? Lo dice uno che è fatto di parole, Prende la questione. Hanno sostituito tante parole, ma spesso in una condizione di abuso di posizione, di quasi di potere. L'ho pensato anch'io spesso, mi sono sentito anch'io spesso a disagio nel cercare di vedere, capire i numeri, spesso inconsistenti anche tra di loro, oppure che di fatto non avevano il significato reale, soprattutto se estrapolati in sé. Io credo che i dati attualmente sono un carburante importantissimo per quanto riguarda appunto le nuove rivoluzioni industriali. Di fatto avere dati vuol dire poter fare dei modelli, vuol dire poter fare delle previsioni, però devono essere usati con molto criterio, devono essere gestiti bene. Quindi non voglio entrare nella questione della protezione dei dati, della privacy, ma semplicemente anche nella capacità che abbiamo di stoccarli e di elaborarli. Allora, adesso ovviamente la parola chiave è quella della scienza dei dati, no? Data science è diventato qualcosa, sicuramente una delle parole chiave che accompagna quello che è la matematica, il calcolo scientifico. Ed è importante che si sia resi conto di questa cosa. Sono nati corsi di laurea, il nostro è in collaborazione con l'Università di Trieste e di Udine, in data science e scientific computing, quindi anche in regione, già prima di questa crisi, c'era una piena coscienza che bisognava formare professionisti in grado di gestire questi dati, e spesso non è il matematico, non è l'informatico, non è l'ingegnere, serve una figura apposita che sia in grado di sintetizzare, una figura spesso anche interdisciplinare. Spesso quando chiedo ai nostri studenti appunto della magistrale in collaborazione con l'Università di Trieste e di Udine cosa hanno fatto alla triennale, molti mi dicono biologia, informatica, fisica, matematica. Questo è molto bello perché stiamo formando una generazione che avrà un approccio verso questi dati che sarà in grado di fornirci delle interpretazioni corrette, che probabilmente non sono state quelle che abbiamo visto nelle ultime settimane, anche nelle conferenze stampa, dove stiamo a controllare il decremento rispetto al giorno prima, che non ha molto senso. D'altra parte però, su chi fa questo studio in maniera più seria, già da diversi anni, anche negli Stati Uniti, eccetera, era nata una grande parola chiave, che è poi diventata addirittura una disciplina scorporata dal calcolo scientifico stesso, che si chiama in inglese uncertainty quantification, cioè quantificazione dell'incertezza. È una scienza quantitativa che di fatto mette insieme considerazioni di statistica, studia fenomeni stocastici, studia errori anche nell'acquisizione dei dati, nel leggere i dati, nel raccoglierli, nel catalogarli, dati che sono inquinati, affetti da rumore, affetti da errore, eccetera. Quindi diciamo il futuro non potrà prescindere dai dati, e i dati saranno il carburante per i modelli che spero creeranno innovazione per favorire anche le attività in cui il dottor D'Agostino, la dottoressa Franchin, sono inseriti quotidianamente, perché di fatto il loro lavoro è un lavoro di innovazione continua.
perché devono essere attenti al mercato, perché devono essere attenti a delle scelte strategiche nella logistica. L'università è già più inserita, secondo me, in un contesto di manipolazione in senso positivo, di dati, elaborazione di dati. Spero che questa cosa non abbia allontanato la cittadinanza dalla matematica e dei numeri, perché se è vero che abbiamo recuperato come scienziati, tra virgolette, credito rispetto a quella deriva che ci aveva colpito negli anni precedenti, spero che questo bombardamento mediatico di numeri non li abbia in qualche modo resi più inquieti e ansiosi. E devo dire la verità, a tratti ha disturbato anche me. Grazie. Direttore, se posso una cosa, mi collego a quanto è stato detto, perché insomma spesso non ci diciamo le cose che funzionano. È stato citato la laurea magistrale in data science. Volevo dire che a Trieste da quest'anno avremo anche la laurea triennale in intelligenza artificiale e dal prossimo anno insieme a SIS avremo il dottorato, per cui saremo l'unica città in Italia che ha tutto il percorso di studio in un campo che è il futuro oggettivamente. Credo che insomma sia le cose belle, le cose che hanno una prospettiva, sia giusto sottolinearle. Giustissimo. No, ma io ad Agostino volevo chiedere, perché non abbiamo ancora sfiorato questo... Però siamo in chiusura, siamo in chiusura. A 45 minuti. Ad Agostino è un manager pubblico, il pubblico in queste settimane, in questi giorni in particolare, finisce legittimamente o giustamente sotto pressione nella giudicare la gestione di questa emergenza. Ora, anche in quel senso lì, cosa cambia questa esperienza? Evito di chiedere se la via della seta è ancora aperta, perché non è la sede, viene da ridere, anche se di Cina per diverse ragioni sentiamo prevalentemente parlare da mesi. Ma chi e come, in ragione di cosa, deve prendere in mano questa situazione nel locale e su una scena più ampia? La scienza come consulente, la politica come luogo dove si prendono le decisioni, chi è il manager? Chi è diciamo l'attore protagonista? Allora diciamo come che... deve essere l'attore protagonista? Molto bravo, Gassman. Diciamo, ecco, io prima dicevo che allora, c'è un primo ragionamento da fare. Il mondo è il protagonista e noi scadiamo sempre a ragionare, ma giustamente, insomma, a livello locale, nazionale, ma è un po' di anni, forse perché frequentando anche vari continenti, insomma, si capisce chi marcia e chi non marcia, parliamoci chiaro, quindi insomma, in qualche modo... una visione oggettiva di quello che succede nel mondo a prescindere dalle visioni geopolitiche, addirittura politiche o quant'altro, insomma c'è chi marcia e chi non marcia. Mi permetto di, allora, prima, finché sentivo parlare, io ancora prima in tempi non sospetti avevo letto L'algoritmo e l'oracolo di Vespignani, no? Non so perché mi ero messo a studiare un po' il tema delle capacità previsionali in qualche modo sui temi anche legati alla diffusione delle malattie e quant'altro, ma a prescindere da questo, il tema che si diceva prima, cioè il fatto dei tecnici che diventano più importanti rispetto al passato. Usciamo dalla visione nazionale, insomma, ci sono alcuni teorici, tra l'altro qualcuno ha bazzicato anche Trieste, tipo Baraccanna, che è una persona con cui abbiamo un rapporto personale buono, che con alcuni libri, ma già da qualche anno rimanda alle tecnocrazie, no? Cioè il fatto che comunque, ma a prescindere da chi poi governa, penso che sia indubbio e oggettivo che il ruolo dell'amministrazione pubblica a livello globale è diventato fondamentale. Ha sostituito, l'ho detto in più di qualche momento, ha sostituito anche nelle prime pagine dei giornali quelli che erano i protagonisti fino a 3-4 anni fa. Ormai negli ultimi 2-3 anni parliamo solo di uomini politici, di grandi amministratori pubblici, da Trump a Xi Jinping a tutti gli altri, insomma, che
lo stesso, insomma, la Brexit, no? Cioè questi temi dove i governi hanno ripreso la scena rispetto a quello che era, quello che succedeva fino a qualche anno fa, torno a dire, è oggettivo, cioè basta fare una ricerca in qualche modo, ecco, statistica, si vedrà che negli ultimi 2-3 anni sono cambiati i protagonisti della scena. E questo l'ho detto già in tempi non sospetti, insomma, ne parlavo anche a dicembre, quindi insomma ancora non avevamo il sentore di certe dinamiche. È legato al fatto che probabilmente in questo mondo sempre più variabile, in cui dobbiamo abituarci a shock importanti, che questo è stato uno shock sanitario, ma eravamo fino a qualche mese fa, si stava, per esempio dal mondo, dal punto di vista logistico portuale, si andava sempre a guardare la guerra dei dazi tra Trump che lanciava, i cinesi che rilanciavano e quant'altro. Quindi sono shock fortissimi, globali, che arrivano sempre più frequentemente. E chi può governare questi shock alla fine, torno a dire, lo dico probabilmente perché prodomo mea, questo non lo so, ma comunque non può che essere l'amministrazione pubblica, nel senso che di fronte a questi shock è chiaro che non può esserci un soggetto privato che ha le spalle così larghe per riuscire in qualche modo a attutire l'impatto di questi shock e a pianificare quello che può essere il dopo. È chiaro che questo, se uno lo vede nella versione italiana, significa che siamo messi male, perché significa che se dobbiamo trovare qualcuno che in questo momento ammortizza e ricostruisce, insomma, mi permetto di dire anche a livello europeo, non è che abbiamo queste capacità, ma siccome il mondo va visto dall'alto e non dal nostro orticello, ci sono parti del mondo in cui queste tecnocrazie, questi ragionamenti li portano avanti. Quindi il ruolo, ecco, dell'amministratore pubblico è un ruolo molto più complesso rispetto al passato. Il presidente di un porto, parliamoci chiaro, non fa solo il presidente del porto, deve seguire tante altre questioni, e se andiamo poi ad alzare il livello, gli amministratori pubblici, i ministri, i primi ministri e chi governa il mondo deve avere degli elementi tecnici totalmente diversi, perché torno a dire, il protagonismo del pubblico è totalmente diverso rispetto al passato. Cioè siamo veramente in una nuova era, a prescindere dal Covid, era un po' di tempo che eravamo già entrati in questa nuova era. E quindi ecco, io ribadisco che non possiamo più pensare a questo punto che anche la scelta degli amministratori pubblici venga fatta, insomma, in maniera, e mi fermo qua. Perché rispetto al passato il ruolo dell'amministrazione pubblica è molto molto più importante, e qualche area del mondo l'ha capito. Io spero che iniziamo a capirlo anche noi, ecco. E siamo con i tempi un po' stretti, mi perdonino gli altri, chiedo a Barbara, che attraverso IZ ha uno sguardo, un transfer davvero con tutto il mondo. C'è, dai lavori che ti sono arrivati, che avete visto, che state giudicando, che speriamo riescano a essere messi in passerella o in mostra come è stato negli ultimi 20 anni, un codice, una parola, un significato che ammortizza e ricostruisce? Sostenibilità 2.0. I ragazzi proprio esprimono la necessità e tutta la loro creatività è immaginata con una responsabilità totale. Per cui sono consapevoli che non è più, che è un progetto, che è qualcosa che devono portare avanti tutti. Non è più demandato agli altri, ma sono loro i protagonisti, gli attori di una nuova coscienza. Salveremo noi stessi. Ecco, con questo salutiamo tutti, ringrazio a tutti quattro per il vostro contributo. Grazie davvero, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Grazie a voi. A presto. Ciao.